Arezzo diventa sempre più cardioprotetta, un nuovo defibrillatore installato alla Circolo Isola. Sì, noi abbiamo intrapreso questa iniziativa in collaborazione con altre, con la Arcivo Confraternita della Misericordia, con i soci volontari, la famiglia Pasquini. Ci siamo installati di questo defibrillatore a servizio nostro, a servizio di tutta la popolazione qui vicino. Noi, diciamo, come persona fisica ma anche come azienda, tendiamo a far sì che questa idea di sviluppo e di sensibilità verso la popolazione sia sempre più presente, perché questi prodotti, insomma, salvano la vita alle persone. Una donazione della Misericordia, un nuovo defibrillatore, perché? Perché come sempre la Misericordia, quindi vicina anche a questi eventi, è da anni ormai insieme al direttore del 118, dottor Mandò, quindi, che è stato il primo a essere sensibile a queste cose, stiamo lavorando per mettere in qualsiasi luogo, siamo arrivati, credo che poi dopo dottor Mandò lo dirà, quindi a 1000 defibrillatori nella provincia di Arezzo. Quindi è una Arezzo è quella forse più assistita di tutte le altre regioni, senz'altro, ma anche altre province. L'importanza del defibrillatore è sotto gli occhi di tutti. Un ragazzo già a 7 anni muore in piscina, un grande atleta muore di sonno, per la solita malattia, sono evidenti, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Sono malattie non diagnosticabili, per cui vanno prevenute in modo diverso. Quei defibrillatori che deve essere diffusi in tutti i luoghi dove le persone si frequentano, dove c'è persone che si stanno insieme, ci deve essere il defibrillatore. Questo ormai lo sto dicendo da tanto tempo, e Arezzo è terra fertile, ormai su Arezzo non c'è problemi, cioè, ora non c'è più bisogno neanche più di dirlo, sono i cittadini stessi che prendono l'iniziativa, insieme alla Misericordia ormai è un'amica di percorso ormai da anni. Per cui io sono felice di tutte le volte venire a inaugurare un defibrillatore, perché so che è un altro luogo cardioprotetto, e adesso dà l'esempio a tutti.